Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». Vi saluto, contenta di essere di nuovo in questi studi a parlare con voi di Gesù. Proprio felice di questo. Gesù, il buon pastore, ci accompagnerà quasi tutti i giorni di questa settimana. Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono». Gesù è il pastore che chiede di essere ascoltato e seguito, ma è anche l'amico e l'amante fedele. Sentendoci da lui amati, conosciuti, chiamati per nome, penetrati dal suo sguardo amante, allora possiamo anche decidere di amarlo a nostra volta. Ascoltando la voce di Gesù, il pastore bello, il pastore buono, seguendolo, veniamo introdotti in una vita di unità con la Santissima Trinità. Viviamo con Gesù un rapporto di intensità unica. Vi leggo un paragrafo di una lettera di Santa Caterina da Siena ad una sua discepola. «Non avrai altro desiderio che quello di seguire Gesù. Come inebriata dall'amore, non farai più caso se ti troverai sola o in compagnia. Non preoccuparti di tante cose, ma solo di trovare Gesù e andargli dietro. Corri, Bartolomea, e non star più a dormire, perché il tempo corre e non aspetta un solo attimo. Rimani nel dolce amore di Dio, Gesù dolce, Gesù amore». E questi sono i sentimenti che provo e che vorrei interiorizzaste anche voi. Sono sentimenti interiori. In questa settimana ci sintonizzeremo in modo particolare su questa lunghezza d'onda. Noi oggi, domenica 8 maggio, celebriamo in tutta la Chiesa la 59esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Tutte le vocazioni, ma in particolare io chiaramente vi ricordo la vocazione di speciale consacrazione a Gesù e di dedicazione alla sua Chiesa. Però per tutti celebrare una giornata di questo genere significa riflettere sulla chiamata che Dio, il Padre, ha su ciascuno di noi, una chiamata unica, una chiamata particolare ad ascoltare la voce di Gesù e a rispondere. Questo, rispondere a questa chiamata, significa anche comprendere che la nostra vita è una vocazione a cui il Signore ci chiama da sempre e alla quale noi dobbiamo dare una risposta grata, all'amore di Dio sempre che ci precede e ha un progetto per noi. Vogliamo davvero conoscerlo? Io conosco le mie pecore. Gesù sa tutto su ciascuno di noi. Tutto di noi gli interessa e si prende a cuore ogni particolare della nostra vita. Chi sente risuonare nel cuore questa dichiarazione può gustare una pace e una sicurezza imperturbabile, anche nei dolori più grandi. Ed è vero per chi ha fede. Maria, i discepoli hanno accolto questa chiamata. Anche noi dobbiamo accoglierla. Accogliere la sua parola, custodirla nel cuore. Siamo anche certi che lo Spirito ci accompagna, opera in noi, affinché non lasciamo cadere nulla di questa parola, nulla di questa chiamata. Lasciamoci dunque condurre da Gesù, dal suo Spirito. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ascoltare e seguire Gesù e affidarsi. Vuol dire mettersi nelle mani del Padre, perché Gesù e il Padre agiscono con un medesimo potere, spinti da un medesimo amore in nostro favore, in favore delle pecore.
L'amore di Gesù è universale e tutti gli uomini sono chiamati a far parte del suo gregge. Allora veniamo al perché celebriamo nella Chiesa una giornata di preghiera per le vocazioni. Gesù ha bisogno di persone per portare la salvezza sino ai confini della terra. Per esempio missionari, religiosi, laici. Ha bisogno di persone attraverso cui continuare a svolgere il suo servizio di pastore che ammaestra, nutre, guida il suo gregge. Ed ecco i vescovi, i diaconi, i sacerdoti, i catechisti. Ha bisogno di persone che con la loro esistenza totalmente consacrate a Lui annunciano il futuro di felicità che ci attende, che attende tutti. Ed ecco le vocazioni di speciale consacrazione a Dio. Religiose, religiosi, monache, monaci, consacrate nel mondo, eremite ed eremiti, vedove consacrate e tante, tante forme di totale dedicazione a Dio e alla Chiesa. Ognuno, in qualunque stato di vita, ha la sua chiamata specifica ad essere pastore nella Chiesa, cioè responsabile di un servizio. E dopo questa nostra brevissima riflessione è inevitabile che ci mettiamo a pregare insieme per le vocazioni. Apriamo le braccia, aggiungiamo le mani, però invitiamo il Signore a mandarci tante vocazioni. Signore, mandaci tante vocazioni. Signore, mandaci tante sante vocazioni per fecondare il campo della tua Chiesa, per dare una mano alla tua Chiesa a crescere, a svilupparsi, ad andare in tutto il mondo ad annunciare la buona novella. A domani.